Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo tutorial per quanto riguarda il progetto Step by Step. Oggi realizzeremo una cover, o meglio un astuccino, per le nostre forbici. Non so voi, ma io mi sono ritrovata ad avere praticamente tutta la zona della punta sempre bucata per quanto riguarda queste cover in plastica. Quindi ho deciso di, è da un po' di tempo in realtà, che ho deciso di realizzarne una in stoffa con un'imbottitura, in modo che sia un attimino più resistente. L'ideale sarebbe la pelle, però al momento non ce l'ho a casa e quindi nulla, mi accontenterò dell'imbottitura, insomma. Quindi non ci servirà altro che del cotone che avete appunto in casa. Io andrò a scegliere due colori differenti, appunto, e dell'imbottitura. Potete utilizzare anche dell'imbottitura che magari avete acquistato per realizzare la calza, se qualcuno l'ha realizzata. Valeria, tu magari già ce l'hai, lei sai chi è. E altrimenti appunto vi consiglierò dell'imbottitura ideale, diciamo, qui sotto nel box descrizione, che potrete acquistare anche ad esempio su Amazon o in altri siti online. E nulla. Detto questo, non vi servirà altro che la vostra macchina da cucire, ovviamente, gli aghi giusti per, nel caso utilizzate dell'imbottitura, utilizzate sempre degli aghi da quilting. Da modello invece potrete scaricarlo gratuitamente dalla mia pagina Facebook un punto per volta, iscrivendovi al suo gruppo associato un punto per volta carta modelli gratuiti. Vi lascerò come sempre tutti i riferimenti qui sotto, quindi mi raccomando, guardate sempre il box descrizione perché c'è sempre qualche informazione utile in merito a magari il materiale utilizzato o ai cartamodelli, se magari appunto li realizzo per i vari tutorial. Detto questo, vi lascio al tutorial. Ciao! Eccoci qui ragazze, ora parleremo dei materiali che vi serviranno per realizzare i nostri case. Devo dire che mi è piaciuto veramente tanto realizzare il cartamodello. Ora vi mostro i due case per forbici che ho già realizzato. E qui c'è un bottoncino automatico, snap. Bottoncino automatico a pressione ed è molto molto carina, guardate. Questo è stato il primo prototipo, poi l'ho semplificato e infatti noi creeremo insieme questo, sempre con il nostro bottoncino a pressione, che è semplicissimo da applicare. Vedete, all'interno io ho scelto un colore diverso. È veramente veramente carino. Inoltre l'imbottitura fa sì che non si apra praticamente nella zona della punta, quindi andiamo a risolvere il problema super fastidioso che non credo di essere appunto l'unica ad avere. Allora, quindi ora quello che vi servirà per realizzare questo progetto è il cartamodello. Io ho preparato per voi tre misure, perché ho tre forbici di misure diverse. Quindi quello che realizzeremo oggi insieme è questo qui da 26 cm praticamente, perché è la mia cesoia più grande, praticamente più lunga. Poi vi ho realizzato per voi anche questo piccolino, che è quello che vi ho appena mostrato, per delle forbicine. E poi ho questo che invece ha una lunghezza di 21 cm, quindi avete queste tre misure con cui divertirvi, insomma. Poi, quello che vi servirà è del cotone che più preferite, io utilizzerò sempre due colori, ormai l'avete capito che adoro le stampe. Poi dell'imbottitura, dei snap button, o meglio bottoni automatici a pressione con la propria pinza e punzone. Io vi lascerò tutti i riferimenti di questi materiali che potete reperire tranquillamente anche online. Infatti io ho acquistato tutto il set dei snap button su Amazon ad un prezzo molto molto conveniente, tipo 150 bottoni di colorazioni differenti a 15 euro. Quindi vi lascerò tutti i riferimenti qui sotto nella box descrizione. Poi
Vi servirà un centimetro da sarta o il vostro righellino da tenere accanto alla macchina, un pennarello evanescente o friction pen, insomma quello che più preferite per aiutarvi, degli spilli e poi ovviamente o un cutter o una forbice. Ricordarvi anche un'altra cosa, se utilizzate un'imbottitura come me utilizzate degli aghi per macchina da quilting, altrimenti dei normalissimi aghi del 70, se preferite cucire il cotone senza imbottitura, andranno più che bene. Comunque vi consiglio inoltre di andare a vedere il mio video, che è appena uscito appunto, sul kit del cucito base e intermedio. Quello vi sarà molto molto utile. Ora non mi resta che lasciarvi al tutorial. Eccoci qui, allora, praticamente io ho appena preparato il cartamodello, prima ve l'ho fatto vedere appunto praticamente l'aspetto che avrà da terminato, che sarà più o meno questo, appunto, vedete? E al suo interno poi andrò a inserire la forbice, quindi questo è quello che andremo a fare ora. Quindi vi mostro il taglio, che è veramente semplice, non dovete fare altro che, una volta scelto il vostro tessuto, posizionare i due tessuti dritto contro dritto, in questo modo, poi aprite il vostro cartamodello. Io ho lasciato anche per voi lungo tutto il perimetro 0,7 di margine di cucitura, quindi quando andrete in macchina dovrete cucire a 0,7. Ora lo posiziono, mi metto più comoda, puntate i soliti spilli . Io sapete che taglio col cutter, vado a tagliare il mio tessuto. Se utilizzate l'imbottitura, fate la stessa identica cosa, tagliate però solo uno strato, quindi un unico strato, quindi un solo pezzo per quanto riguarda questo cartamodello. Ok, quindi ora anche voi avrete come me tre pezzi, uno di imbottitura, un tessuto interno, un tessuto esterno. Quindi quello che dovete fare ora è veramente molto molto semplice. Allora, prima di tutto, ok, così, imbottitura, dritto del tessuto che vi guarda, in questo modo, sistemate bene bene. Aggiungete sul dritto del tessuto che vi guarda l'altro strato di tessuto, proprio così, dritto contro dritto. A questo punto quello che dovete fare ora è puntare degli spilli per tenere il lavoro fermo. Andremo a fare, non so se vi ricordate appunto che vi ho detto di aver lasciato lungo tutto il perimetro 0,7, quindi qui avete 0,7 centimetri lungo tutto il perimetro. Ora quello che andremo a fare è segnare bene questo angolino qui, perché esattamente in questo punto dove c'è la formazione di questo angolo andremo a effettuare, dopo aver cucito, una tacchettina. La stessa cosa faremo in questa zona qui, andremo a tagliare, quindi dobbiamo segnarci bene questi due punti. Come possiamo fare per segnare bene questi due punti? Io vi consiglio, prima di andare a macchina, quindi ora, riprendete appunto il vostro cartamodello, fate un piccolo tagliettino qui, tagliate praticamente un quadratino, vedete? In questo modo. Esatto, ho tagliato i due lati, così riposiziono bene il cartamodello sui due strati di tessuto e quello che faccio è prendo il mio gesso o il mio pennarello o la mia friction pen e segnarmi bene questo angolino e segno già anche la linea dritta obliqua che andrò a tagliare dopo aver cucito. Quindi faccio così e faccio la stessa cosa
per la parte bassa. Praticamente io taglio questo pezzettino e questo pezzettino. In questo modo. Vado a tagliare questo punto qui, esattamente così. Riposiziono il cartamodello, ok, e vado a segnare anche questo punto. Tutto questo non dovete fare altro che andare a macchina, lasciare un'apertura, ecco qui, qui più o meno, di 10 cm. Ricordatevi di affrancare bene all'inizio, ok? Iniziate a cucire, girate bene bene, fate tutto il vostro perimetro, ok? E quando siete arrivati praticamente qui, ok? Ricordatevi di affrancare bene. Eccoci qua. Allora, ora andremo ad effettuare una tacchettina in questo punto. Ovviamente ci fermiamo sempre un millimetrino prima della nostra cucitura, perché se andate oltre il tessuto poi, quando andremo adesso a risvoltare, si aprirà tutto il lavoro e non è una cosa che vogliamo. La stessa cosa lo faremo anche qui. Quindi io farò una tacca bella lunga qui, dopodiché andrò a fare una sorta di triangolini, andrò a tagliare, sempre con la mia forbice, vi farò vedere tutto. Perché? Perché nelle zone curve è sempre meglio fare delle tacche, quindi dei semplici tagliettini dritti, anche se io preferisco nelle curve questa tacca un pochettino più ampia, diciamo questi triangolini, perché sfoltiscono molto i margini di cucitura e quindi sarà più bello quando andremo a risvoltare tutto il lavoro. Arrivati al punto in cui andiamo a rigirare tutto il nostro lavoro. Ecco qui. Poi, una cosa, in questo punto qui, vedete? In questo punto qui, per girare bene l'angolino, per far sì che sia bello bello dall'esterno, vedete? Questo punto, andate a tagliare questo triangolino qui. Ovviamente, se fate attenzione a non tagliare la vostra cucitura, vi fermate sempre un millimetrino prima. Punto, se preferite, andate a macchina e fate un'impunturina qui a filo, quindi a 2 mm dal bordo. Affrancate l'inizio sempre alla fine per tutta la lunghezza dell'apertura, altrimenti potete fare come me, o meglio fare un sottopuntino a mano per chiudere velocemente questo pezzettino aperto e l'esterno. Quindi ora quello che vado a fare è, vedete che io qui sul cartamodello vi ho segnato questa linea. Questa è la nostra linea di piegatura per aiutare la piega. Quello che andiamo a fare ora è prendere il nostro pennarello evanescente e tracciare una linea, la stessa linea che c'è appunto sul cartamodello. Vado a cucire affrancando bene bene all'inizio e alla fine, ovviamente faccio un'impuntura dritta. Eccoci qua, io ho fatto la mia cucitura, vedete? L'ho fatta con... se volete tra l'altro aiutare ancora di più anche questa piega qui, questa, non dovete fare altro che appunto segnarvi così anche questa, ok? Tirare una linea in questo punto. Okay. Vedete? Io ho seguito perfettamente questa linea, quindi se voi tirate una linea dritta qui
non dovete fare altro che poi andare a macchina e fare la nostra impunturina, che aiuta sempre la piega. È facoltativo, però secondo me queste due cuciture aiutano il rigiro del tessuto molto molto meglio. Ok ragazze, come potete vedere io ho fatto la mia seconda cucitura di aiuto piega, vedete, ne abbiamo esattamente due, una e due. Ora non ci resta che applicare prima i bottoncini prima dell'ultimo passaggio per comodità. Io qui lo chiuderò dopo, quindi non preoccupatevi di questo. Quindi ora io posiziono lo spillo dove più o meno vorrei il mio bottoncino, quindi facciamo qui più o meno, vedete? Ok? E vado a segnarmi col gesso questo punto. Ok, così. E tenendo giù fermo lo spillo, vedete? Tengo giù fermo lo spillo, segno anche l'altro punto. Ok? In questo modo. Tiro via lo spillo, segno meglio il mio punto qui. Ok? Rifaccio una prova e vedo che torna. Quindi ora prendo il mio punzone, non faccio altro che inserirlo qui. Vedete? E creo il mio buco. Ho creato il mio foro in questo punto. Faccio la stessa cosa qui, ok? Buco esattamente qui. Ok. In questo modo. Ora abbiamo una femmina e un maschio. Vedete? Questa è la femmina, questo è il maschio. Ok? Andiamo a mettere il chiudino così, vedete? L'esterno avrete questo, poi prendete la vostra femmina, la posizionate sopra, vedete? Fate un po' di pressione in questo modo, vedete? Bello inserito. E ora prendete la vostra pinza. La mia non ha bisogno di altre matrici perché ho acquistato il kit e tutti i bottoni hanno la stessa dimensione. Ovviamente, se volete, se acquistate il kit che vi lascerò nel box descrizione qui sotto, fate attenzione perché se poi acquistate soltanto i bottoni, ma sono più grandi, ci vorrà una matrice più grande. Quindi fate attenzione. Poi parlerò di queste cose molto più nello specifico in altri video. Comunque, vedete, io quello che faccio è inserire questa parte qui, rosa, piatta, deve andare qui all'interno di questa matrice. Vedete che c'è uno scalino? Ok, dovete inserirlo all'interno, quindi proprio così. E poi non fate altro che premere e la puntina che c'era prima, adesso non c'è più e si è schiacciata. Questo vi permetterà poi di chiudere. Quindi ora invece prendo il maschio. Questo va posizionato nell'interno del nostro case in questo modo. Ok, vedete? La puntina è fuoriuscita, qui è ben inserito. Poi prendo il mio maschio, lo metto sopra in questo modo, vedete? E poi faccio la stessa operazione di prima. Abbiamo applicato il nostro snap. Ok. A questo punto, prima di fare l'ultima cucitura, potete, se volete, fare un'impuntura in questa zona qui. Potete farla a 0,5 per estetica. Non vi resta che andare a macchina e cucire da qui lungo tutto il perimetro fino a qui, a 0,5 o la misura che più preferite. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine del nostro video tutorial. Io spero che vi sia piaciuto e come sempre, se è così, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando il bottoncino qui in basso e anche alle mie pagine social. In questo modo non vi perderete i prossimi tutorial. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!